prettamente pasquale, la pastiera realizzata con ricotta, canditi e grano. Andiamo a vedere come procedere per la preparazione. Considerate che è una preparazione abbastanza lunga, ma il risultato è senza dubbio fantastico. Seguite il video. Per preparare la nostra pastiera, in questo momento vi illustrerò soltanto gli ingredienti della frolla e di volta in volta vi dirò i singoli ingredienti che necessitano per ogni fase. Poi il computo totale degli ingredienti lo trovate nella schermata all'inizio di questo video, oppure nel link o nella descrizione qui sotto trovate gli ingredienti fase per fase divisi. Iniziamo quindi con la preparazione della frolla. E abbiamo 400 g di farina 00, 150 g di zucchero, un uovo intero e due tuorli, 200 g di burro morbido, della buccia di limone grattugiato, un pizzico di sale e un cucchiaino di lievito. Andiamo a preparare la nostra frolla mettendo nel boccale tutti gli ingredienti insieme. Quindi mettiamo farina, zucchero, uova, burro, scorza di limone grattugiata, un cucchiaino di lievito raso, pizzico di sale. Poi impostiamo 2 minuti a velocità 3. Velocità 3. E adesso andiamo a dare la funzione impastare per 1 minuto. Mettiamo l'impasto in una ciotola, quasi formato, vedete? Però andiamo ancora a compattarlo un po' con le mani. Dopodiché lo metteremo lo avvolgeremo nella pellicola trasparente e lo lasceremo riposare in frigo per circa un'ora e mezza, due. L'importante è che sia bello riposato l'impasto perché altrimenti rischia di spaccarsi durante la cottura, la nostra pastiera rischia di spaccarsi. Quindi abbiamo messo tutto l'impasto nella ciotola, formiamo una palla con le mani, aiutandoci con le mani. Mettiamo tutto nella pellicola e andiamo a riposare in frigo e ci vediamo più tardi. Senza lavare il boccale, procedete alla preparazione della seconda fase, che è la crema di grano, per la quale utilizzerete 400 g di grano precotto, 200 ml di latte intero, delle scorzette della buccia di arancia e limone grattugiati e 30 g di burro. Per preparare la crema, quindi mettiamo tutti gli ingredienti insieme nel boccale, il nostro grano, il latte, il burro, le bucce. Andando ad impostare 10 minuti 100 gradi a velocità 1. Velocità 1, 100 gradi, andiamo via. Nostra crema di grano ha terminato la sua cottura, adesso la andiamo a mettere in una ciotola perché prima di utilizzarla deve essere ben fredda. Versiamo in una ciotola. E procediamo poi alla preparazione del ripieno di ricotta. Questa è la nostra crema di grano, la facciamo freddare e andiamo a lavare il boccale per la preparazione successiva.
Passiamo all'ultima fase, quindi alla preparazione del ripieno vero e proprio con la crema di ricotta, per la quale utilizzeremo 400 g di ricotta, 300 g di zucchero, 3 uova intere e 2 tuorli, 80 g di canditi e un cucchiaino di fialetta di fiori d'arancio. Il primo step è quello di mettere la farfalla nel boccale per andare a montare le uova. Quindi farfalla, uova, zucchero. Ed impostiamo 12 minuti, velocità 3, 37 gradi. Andiamo via. Per far incorporare più aria al composto, tolgo il tappo del misurino. Ci vediamo dopo. Le nostre uova sono montate, adesso vado a togliere la farfalla. E metà di questo composto lo andrò a mettere in una ciotola. L'altra metà la terrò nel boccale perché andrò ad aggiungere gli altri ingredienti. Tiro giù con la spatola quello che è rimasto sui bordi e vado ad aggiungere la ricotta, il grano, cucchiaino di fiori d'arancio. Dopodiché imposto 30 secondi a velocità 3. Adesso aggiungiamo le uova rimanenti. Imposto sempre 30 secondi a velocità 3, questa volta spatolando, cioè inserisco la spatola in dotazione con il connect nel foro. E mentre il connetto gira, vado a girare anch'io con la spatola, quindi 30 secondi, velocità 3, spatolando. Il composto è pronto, io adesso vado a stendere la frolla che nel frattempo è stata in frigo e vado a farcirla con quanto ho ottenuto. Ecco la mia frolla, la vado a togliere dalla pellicola. Dopodiché vado a mettere della farina sul piano da lavoro. Toglierò un pezzo di questa frolla perché mi servirà per fare le strisce superiori di copertura. Il resto della frolla lo vado a stendere aiutandomi con un mattarello. Diciamo che la frolla dovrà essere stesa un centimetro di altezza, quindi non la fate troppo sottile, mi raccomando. Nel frattempo abbiamo imburrato una teglia, se volete potete usare una teglia più bassa di 28 centimetri di diametro. Io ho usato questa teglia che è di 24 centimetri, leggermente più alta, e mettete a preriscaldare il forno a 150 gradi. Quindi abbiamo detto, prendiamo la nostra pasta frolla, il nostro disco, lo andiamo a rotolare intorno al mattarello e lo andiamo a posizionare sulla nostra tortiera.
quindi, finita, diciamo, di formare la nostra base, andiamo a versare il composto. Diamo una girata. E lo andiamo a versare dentro. Versato il nostro composto, lo andiamo a uniformare con la spatola, lo allisciamo bene e andiamo a preparare la copertura facendo delle strisce. La nostra prima striscia. Dal piano e la vado a posizionare. La nostra pastiera è pronta, la vado ad infornare, come vi ho detto, a 150 gradi e cuocerà parecchio, per circa un'ora, un'ora e mezza. Ci vediamo dopo per il risultato finale. Dopo un'ora e mezza di cottura la nostra pastiera è stata sfornata. Adesso aspettiamo che sia totalmente fredda prima di toglierla dallo stampo e decorarla con lo zucchero a velo. Ci vediamo dopo. Ecco la nostra pastiera, l'ho ricoperta di zucchero a velo. Adesso, quando sarà ben fredda, vi farò vedere una fetta dell'interno. Ecco una fetta della nostra pastiera, come vedete è perfetta e da fredda sarà ancora più buona. E se questa ricetta vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video, vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connected Plus Italia, vi invito ovviamente ad iscrivervi a questo canale YouTube In Cucina con Messier e a seguirmi per queste ed altre ricette sul sito www.messierricette.it e buona pastiera per tutti voi!